Siamo in compagnia del senatore Antonio Razzi, autore dell'autobiografia Un senatore possibile. Senatore, in riferimento al rapporto tra la Corea e l'America, crede che il suo ruolo di mediatore sia ancora attivo? Ma io ci provo, io almeno sto cercando anche di mantenere sempre lo stesso dialogo. Adesso non sono più ufficialmente senatore, ma vado il giorno 6 a Pyongyang per la festa nazionale che sarà il giorno 9, perché questo rapporto è molto importante, perché se no altrimenti si ritorna alla tensione nucleare, e questo non deve mai succedere. Io sono sempre a disposizione, il biglietto me la pago io, perciò non è un problema, nessuno mi dà niente, la faccio per il bene del mondo, per il bene del popolo. E il suo rapporto con Berlusconi? Ha ancora il dente avvelenato, per così dire? Ma il dente avvelenato con lui non ce l'ho, perché sicuramente può farsi che lui non sappia niente. Ce l'ho che magari con quelli che ci girano intorno, perché non è possibile che si sia, e non credo che si sia dimenticato di me, perché una persona come lui, io come l'ho ritenuto, è la persona eccezionale, una delle migliori che ho conosciuto al mondo, perché lui è stato l'unico grande politico che mi ha abbracciato. Sai cosa mi ha detto? Benvenuti nella mia famiglia. E questo non me l'aveva mai detto nessuno, perciò mi sembra strano che da oggi a domani si sia dimenticato di me. E cosa pensa dell'attuale governo Salvini Di Maio? Ma guarda, come ho sempre detto, sono ragazzi, devono imparare, sicuramente magari io glielo auguro che vadano sempre avanti, non è che sono geloso perché non ci sono io, deve cadere il governo, no, assolutamente no, che vadano avanti, devono imparare, sono inesperti, ma naturalmente con gli anni sicuramente impareranno e magari speriamo che faranno il meglio del meglio per la nostra nazione. Qual è il messaggio che lei vuole lasciare ai posteri grazie alla sua autobiografia? Ma sicuramente c'è l'editore Graus vorrebbe farlo anche in inglese, perché anche in America è stato molto richiesto, perché leggendo quel libro uno sente e com'è la vita, com'è il sacrificio che si fa per arrivare dove sono arrivato io. Nessuno ti regala niente, nella vita non ho mai avuto regalo da nessuno e me lo sono guadagnato tutto da solo, specialmente in Svizzera, che c'è quella tensione contro gli emigrati o contro, mentalmente contro gli italiani. Io sono sempre andato a testa alta, ho fatto fare sempre bella figura all'Italia, perché mi sono sempre comportato con molta educazione, ho sempre rispettato tutte le leggi che c'erano vigenti in Svizzera, ecco perché sono un uomo pulito. Grazie senatore.